Allora, oggi vi dirò una cosa che va decisamente contro i miei interessi. Però le cose a volte van dette, eh? Se van dette, dette. Se decidete per il vostro ristorante, bar, pizzeria, trattoria, quello che è, di fare marketing, dovete dare continuità all'azione. Pagare me X euro per farvi dare delle indicazioni e poi procedere con queste indicazioni nel giro di 3 anni, non serve a niente. Così come non serve pagar me una volta, pensare poi di fare tutta una serie di lavori con me e non chiamarmi più, o chiamarmi una volta al mese. Non chiamatemi, risparmiatevi quei soldi, li state buttando via. Come si procede? All'inverso. Quanti soldi possiamo spendere? Io vi faccio un budget, poi mi date una serie di necessità, mi dite qual è il problema, io vi dico cosa si può fare, poi vi dico c'è da spendere X. In quale periodo? Se decidiamo di spendere 5 euro al mese, vanno spesi 5 euro al mese. Non serve spenderne 100 un mese e poi non spendere più niente per 3 mesi. Non funziona così il marketing. Così come è più giusto spendere 10 euro al giorno, tutti i giorni del mese, che non spendere 300 euro una volta al giorno 1 e non spendere più niente per i restanti 29. Cioè la continuità dell'azione è fondamentale, se no risparmiatevi i soldi. Faccio degli esempi, eh? Sono solo esempi. Decidiamo di fare il sito. Dobbiamo fare questa cosa, dobbiamo fare quest'altro, dobbiamo fare quest'altro, dobbiamo fare quest'altro. Ce li abbiamo i soldi per far tutto? Sì, sono lì fermi, già bloccati da qualche parte? Sì, allora facciamo. Se no lasciate stare. State buttando via i soldi. Volete fare un lavoro con me? Facciamo un post al giorno, lo facciamo assieme, ti faccio vedere come si fa, te lo approvo, ti aiuto a scriverlo, troviamo una foto, manipoliamo la foto. Quante ne mettiamo su? Uno ogni 2 giorni? Mettiamone su uno ogni 2 giorni. Metterne una oggi e metterne un'altra tra un mese non serve a niente. Risparmiatevi quei soldi, anche se state pensando di darli a me, non me li date. Andate a mangiarvi una pizza, avrete esattamente gli stessi effetti. Nessuno. Ma almeno vi siete mangiati la pizza. Cioè il marketing porta dei frutti se è continuativo. Non sto dicendo di spendere soldi, sto dicendo di spenderli nel modo corretto. I soldi che avete deciso di spendere, spendeteli nel modo corretto, cioè in modo continuativo. Spendere un tot in un colpo solo e poi non spendere più niente, avete buttato via soldi. Non avrete nessun effetto, ne avrete veramente pochi, pochi, pochi. Lo dico contro i miei interessi. Perché io per mio interesse potrei dirvi, comincia a dare i soldi a me per la consulenza e poi insomma fai tu. Non sarei onesto. Desiderio di lavorare, ho desiderio di cucinare. Come chef, come executive, ho desiderio di organizzare, come marketer, ho desiderio di fare marketing per la ristorazione, però ho desiderio di farlo in modo che renda. E se non è continuativo, non rende. Secondo me, ma parliamo di un sacco di soldi, non è vero, parliamo dei soldi che tu hai deciso di spendere, ma solo di spenderli in modo che siano continuativi. Quindi, se hai deciso di spendere 100 euro, va bene. Ma che siano 100 euro spesi in modo continuativo, meglio 10 giorni, 10 euro per 10 giorni che non 100 il primo giorno e zero nei giorni successivi. Dice, ma sempre così? Quasi sempre. Nel 99% dei casi sì, sono veramente pochi i casi in cui non è così. Ci sono, non dico che non ci siano, ma guardate, sono veramente pochi. Stato chiaro? Ci credete? Sto parlando contro i miei interessi, che motivo avete di non crederci? Io dicendovi una cosa del genere, sto convincendo qualcuno di voi a non pagare una consulenza a me. Che interesse avrei? Però è corretto, è così che deve essere.